il nostro scopo era solo quello di sapere quanto erano informati i nostri compagni, quindi ragazzi come noi, sul problema delle malattie sessualmente trasmesse come l'AIDS. Il nostro campione era costituito da 284 maschi e 217 femmine, con un'età compresa tra i 16 e i 19 anni, la maggior parte però aveva 17-18 anni, in quanto corrispondevano alle classi 4 e quinte. La prima domanda che veniva posta all'interno del questionario era: quali tra le seguenti malattie sessualmente trasmissibili ti preoccupa di più? MST se lo state chiedendo vuol dire malattie sessualmente trasmissibili. La maggior parte dei campioni ha risposto che la malattia che le preoccupa di più è l'AIDS. Dove ci informiamo noi giovani su questa malattia e su tutte le malattie sessualmente trasmesse? Abbiamo qui un grafico che ce lo spiega brevemente. La maggioranza di noi si informa su internet, poi vi è stato dato un dato significativo che evidenziava le riviste come mezzo di informazione e come terzo dato gli amici. I genitori sono finiti in fondo. Fatemi qualche domanda e poi saprete perché. Ora vorremmo fare qualche ringraziamento. Vorrei ringraziare la nostra professoressa Ferrari che ci ha permesso. Del progetto scuola di Unlights. Allora, il progetto scuola di Unlights che tutti gli anni si ripete, oggi siamo con i ragazzi delle scuole superiori. Esatto, oggi siamo con i ragazzi delle scuole superiori perché noi da tanti anni, oltre alla ricerca, oltre a fare volontariato negli ospedali, noi facciamo prevenzione all'interno delle scuole, quindi spesso delle attività proprio con gli studenti. Ogni anno Unlights nazionale, questo di Unlights nazionale, fa un bando di concorso dove ci sono dei premi, che sono dei premi anche in soldi, che la scuola nella quale c'è il miglior progetto viene finanziata e poi ovviamente viene premiata. Il miglior progetto di prevenzione dell'AIDS, quindi conoscenza e prevenzione, conoscere e prevenire. E soprattutto coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti che si operano proprio perché questo discorso venga fatto non solo all'interno della loro scuola, possa essere uno strumento proprio per portarlo fuori anche in scuole diverse. Lei insegna chimica? Io insegno chimica in una scuola superiore di Milano. Oggi i ragazzi che hanno parlato sul questionario, un progetto che è stato fatto nella mia scuola, siamo molto attenti ovviamente. Noi a Milano tocchiamo più di 40-50 istituti con medici, volontari e psicologi che incontrano i ragazzi e che quindi fanno proprio in modo puntiforme una prevenzione su questa malattia, che ancora purtroppo se ne parla poco, ma ancora c'è. Certo. Volevo solo dire che questa maglietta, t-shirt, vediamola. Allora, questa maglietta noi l'abbiamo presa perché il progetto dell'anno scorso è stato vinto da una scuola di Torino che adesso verrà premiata alla fine. I ragazzi hanno fatto una serie di magliette che poi hanno anche venduto in giro nella loro città e a noi sembrava carino, anche gratificandoli, prendendo come per la giornata di oggi questo simbolo che è un po', diciamo così, il simbolo di prevenzione. Essendoci poi il segno di internet, io credo, e di Facebook, credo che sia un messaggio che passi per i ragazzi. Grazie. Il 1° dicembre è giornata mondiale per la prevenzione dell'AIDS in tutto il mondo, si celebrano manifestazioni, incontri con medici, psicologi e associazioni che lavorano tutto l'anno. Non soltanto il primo dicembre. Speriamo che i ragazzi la mettano e su Facebook si vedano tante belle fotografie con questa maglietta. Prevenire è meglio che reprimere. Il sito di Unlights, che è www.unlightsonlus.it, vi darà tutte le informazioni giuste e certificate che state cercando. Quindi mi raccomando, non scrivete AIDS su Google, andate sui siti che sono certificati, perché sennò